Oggi leggerò a tutti gli eventi di Fortnite. Partiamo con il primissimo evento, che non è quello del razzo, bensì sono i meteoriti che cadevano dal cielo prima della Season 4. Ma eccoci qua alla fine della Season 4 con il primo evento live vero e proprio, ovvero quello del razzo, ragazzi. Eccoci qua che sta partendo, voi non avete idea dell'hype che c'era in questo momento. Tutti stavano guardando questo evento, c'era la gente giù che poteva sparare e poteva costruire, quindi qualcuno lo vedeva da atterrato e non tutti hanno avuto questa vista fantastica, ragazzi. Questa con il replay quindi ancora meglio, però come detto molti stavano atterrati, knoccati, alcuni lo vedevano dalla risata dei primi amici perché erano stati eliminati del tutto, quindi ragazzi una roba pazza. Ecco qua che il razzo adesso parte, tutti quanti poi pensavamo che sarebbe caduto a Pinnacoli, se adesso diminuisce la visuale possiamo vedere che sta cadendo verso Pinnacoli, quindi tutti quanti erano del tipo no, distrugge Pinnacoli finalmente, perché la cometa doveva distruggere Pinnacoli, poi ha distrutto Magazzino Muffito, il razzo doveva distruggere Pinnacoli, ecco qua che spara il laser, ragazzi, va verso Pinnacoli e psych! Chi ha visto la storia di Fortnite lo sa già, ragazzi. Ecco qua che il razzo poi scompare nel rift, questo è stato il primo rift che abbiamo mai visto in game, ragazzi. La fenditura è una parte molto importante della storia di Fortnite, ecco qua che il razzo torna indietro, poi si dovrebbe perdere una parte, la parte che si è staccata è caduta poi alla fattoria da granarci sopra. Si rificca qua, ragazzi, nel rift, sparisce per un po' e poi boom, riappare un'altra volta sopra Pinnacoli, ragazzi, e boom, spacca il cielo di Fortnite e fa la prima fenditura fissa, ragazzi. Da qua poi arriverà Kevin il cubo, ma attenzione perché non nasce solo Kevin, nasce anche un'altra cosa, ovvero Kallari Reacts, un canale nella quale reagirò non solo a contenuti di Fortnite ma anche a tanta altra roba epica. Il primo video è già uscito, il link del canale è in descrizione o nel commento pinnato, e so che sei già pronto per andare a spaccare quel bottone dell'iscrizione. Ok, ecco che parte il fulmine, ragazzi, che andrà a creare Kevin, come detto. Da quella fenditura uscivano vari fulmini ogni tot di tempo, poi ne sono usciti sempre di più, fino a quando non è uscito questo fulmine lunghissimo, ragazzi, che è andato a creare il cubo viola che tutti quanti conosciamo. Poi il cubo ha iniziato a muoversi, ragazzi, in Season 5. Guardate qua, dovrebbe mostrare proprio uno dei tanti movimenti. Qua mi sembra che è già arrivato lontano, dovrebbe essere vicino a acri anarchici, ragazzi, che il cubo si è mosso, sì, si è mosso bello lontano. Come possiamo vedere, quelle Pinnacoli, eccola là, quindi sì, questa è la zona di acri. Porca miseria, ragazzi, sono riuscito a riconoscere una zona di Fortnite semplicemente guardando il cubo, fantastico. Ecco qua, ragazzi, che il cubo si muoveva molto lentamente e se stavi sotto il cubo in partita venivi eliminato. Questa è la cosa molto divertente. Possiamo notare qua, ragazzi, vedete queste linee che si vedono nel cielo? Vicino al cubo Kevin c'era la bassa gravità e il cubo ti dava dello shield, ragazzi. Questa cosa non so perché non la fanno più in game, che mettono questi eventi proprio in game dove possono cambiare lo stato della partita. Ecco qua, ragazzi, che poi Kevin, una volta fatto tutto il giro dell'isola, andò al lago del bottino e si buttò nell'acqua, dove poi si sciolse. Tutti quanti in questo momento pensavano no, Kevin si è ammazzato. C'è tutta sta storia per poi, perché poi Kevin la fa finita così, la fa finita, non è possibile. E infatti, ragazzi, poi succederà altro. Per adesso Kevin sta crepando, sta rendendo viola il lago, che poi spero lo mostri, ragazzi. Il lago ha iniziato a diventare rimbalzino perché Kevin appunto aveva questo effetto di bassa gravità, di salterina, e adesso, come vedete, appena il lago diventerà viola del tutto ci si potrà rimbalzare, ed è stata una cosa fantastica perché attraversare il lago del bottino inizialmente, visto che non c'era la meccanica del nuoto del capitolo 2, era un inferno, ragazzi, dovevi camminare lento. Invece con Kevin, boom, potevi saltare tutto il lago e guarda che figata, eccolo qua, ragazzi, è diventato viola. Adesso speriamo che si buttino, ecco qua, ragazzi, si poteva saltare, bellissimo. Ecco qua, ragazzi, poi il cubo riapparse sotto L'isola, non l'ha fatto vedere ragazzi, però poi ha iniziato a girare pure con l'isola. Si è preso l'isola del Lago del Bottino, è salito sopra, ha fatto il giro, è tornato al Lago del Bottino. E qui c'è l'evento di fine stagione 6 ragazzi, l'evento della farfalla, Butterfly. Il cubo iniziava a girare, non mi ricordo bene come è stato questo evento, quindi lo guarderemo con più attenzione. Il cubo adesso diventa nero, giusto? Come potete vedere mi sono portato l'acqua ragazzi, un biscotto e una pesca come snack, perché staremo qui per un bel po' di tempo ragazzi a reagire, quindi ci vorrà, ci vorrà. Ecco qua ragazzi che il cubo continua a girare, come girano le mie... Non lo continuiamo ragazzi, non finiamo la frase, però so che alcuni di voi hanno capito. Continua a girare sempre più veloce, vai Kevin, vai, gira. Boom! Esplode e veniamo teletrasportati ragazzi in questa sorta di zona intradimensionale. Eccola qua ragazzi, io pensavo, sinceramente questo evento non mi piacque molto perché appunto girò Kevin. Entriamo qua dentro e adesso mi sa che qua non facciamo tanta roba come negli altri eventi. Vediamo, stiamo tipo nuotando. Ah, porca miseria, guardate ragazzi come qua abbiamo già l'animazione del nuoto che stava programmando la Epic. Una bella feature che poi ha sviluppato per il capitolo 2. Eccoci qua che a un certo punto ragazzi una luce appare davanti ai nostri occhi, mentre ci sono anche tutte le altre persone dell'evento. Ecco qua ragazzi, si apre il portale, si apre il rift e c'è questa farfalla rift. Noi poi ci avviciniamo piano piano se non mi sbaglio e andiamo a toccare. Non voglio spoilerare ragazzi, non voglio spoilerare perché non l'ha visto. Vediamo cosa accade, facciamo finta che non l'ho mai visto, anche perché non mi ricordo, quindi è come se vedessi per la prima volta. Ok, continua a guardare la farfalla. Dai. Ok, la tocca. Eccoci qua. Una volta che la tocca si apre il rift e boom, qua noi pensavamo che avremmo tipo trovato una mappa completamente diversa e invece ragazzi cambiarono semplicemente il Lago del Bottino. Come potete vedere adesso non è più un lago vero e proprio, ci sono un sacco di isole, quindi diventò molto più facile camminarci e ci furono i resti di Kevin qua che si spaccò. Tutti quanti all'inizio diciamo no ma cioè Kevin ha fatto solo questo, e invece ragazzi Kevin fece tanta altra roba. Però questo non lo sapevamo noi durante l'evento. L'evento fa vedere anche l'evento ragazzi di Capodanno 2019. Ecco qua, ogni ora a Capodanno 10 9 8 6 5 4 3 2 1 Papà. Ecco qua ragazzi, questo evento me lo ricordo che era bellissimo. Io stavo giocando a Capodanno tipo la mattina prima di andare a fare i festeggiamenti normali e mi vedo sta cosa che, perché ogni ora ragazzi per ogni parte del mondo appariva questa cosa. Molto molto bella, 2019 ragazzi. Che bel te. Era appena finito uno degli anni migliori di Fortnite, ma ne stava per partire un altro epico ragazzi. La Season 7, l'evento del Re dei Ghiacci, questo probabilmente il peggiore evento di sempre ragazzi. Non tanto perché era brutto, ma perché tutti quanti ci aspettavamo qualcosa di epico e invece semplicemente il Re dei Ghiacci che appare e inneva la mappa. Questa è prima dell'evento del 2019, del Capodanno, perché questo è stato fatto a Natale ragazzi, dove il Re dei Ghiacci, boom, fa il Gangnam Style e boom, inneva tutta la mappa ragazzi, la copre tutta di bianco. Ecco, questo è stato l'evento ragazzi, tutti quanti ci aspettavamo qualcosa di epico perché c'era il Re dei Ghiacci nella palla che si caricava e invece alla fine, guardate qua, da qua si vede benissimo, ricopre tutta la mappa di ghiaccio e basta. Molto 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 semplice. Guardate qua, ci mise così lento fu, veramente no, ragazzi non mi ricordo così lento. Però ecco qua che ricoprì tutta la mappa, devo dire però comunque è meglio degli altri anni. Dopo alla fine la mappa diventa di neve e basta. E invece la mappa innevata del capitolo 1 fu divertente proprio perché fecero un evento apposta. Prima ci mettevano un po' più di cura da questo punto di vista. Gli eventi sono comunque importanti, ce ne saranno altri ragazzi adesso a breve. Come abbiamo detto ce ne dovrebbe essere due in questo capitolo 4 prima di avviare il capitolo 5. Però la cura che ci mettevano nel capitolo 1, ragazzi, era diversa. Ecco qua, l'evento di Marshmello, ragazzi. Non posso mostrare la musica vera e propria, quindi ne metterò un'altra musica party. Tunze gratis. È finito, è finito. Ok, non ha fatto vedere tutto quanto. Ok, il terremoto, ragazzi. Come sapevamo, i terremoti non sono stati una novità della scorsa stagione. What the fuck è successo? Non è stata una novità della scorsa stagione, però i terremoti apparvero già prima della season 8. Perché? Ovviamente, come immaginavamo ci fosse il vulcano nella stagione 3, invece si sono dalla giungla. In season 8, prima di far apparire il vulcano, la Epic fece un po' di questi terremotini. Bruciò anche il bosco. Eccoci qua, il terremoto è proprio qua davanti, ragazzi, al bosco. Come detto, fece bruciare il bosco, i terremoti, poi inizio season, boom, apparve il vulcano fighissimo, ragazzi. Ecco qua, ci sono altri terremoti, ragazzi. Questo qua è a Dusty Devot, ovvero a Magazzino Muffito. A Magazzino Muffito, che si chiamava tipo Sponde Saponate, una cosa del genere, nel capitolo 1, dopo che fu distrutto, non mi ricordo. Sprofondo Stantio, bellissimo. Sesto terremoto, ce ne furono un bel po', ragazzi. Ce ne furono davvero un bel po', non me li ricordavo. Non me li ricordavo così tanti. Ecco qua, ragazzi, che la terra si spacca. Brum, 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 brum. Anche il settimo, un'altra volta a Magazzino, ragazzi. L'ottavo a nord del quartiere, quindi a sinistra della mappa, nord-ovest. E poi cosa accadde? Nono terremoto, veramente c'era tantissimi, ragazzi, mamma mia. Non me li ricordavo così tanti. Ok, decimo terremoto, abbiamo anche la data qua, 19 febbraio, ragazzi. Accadde sta roba. Bello. Ok. Ok, si spacca anche qua, ragazzi. Dai. Davanti alla macchietta, quella macchietta me la ricordo, ragazzi. Quella macchietta me la ricordo, bellissima. Sud di Bosco, qua davanti al parcheggio là, ragazzi, dove poi stava Corso Commercio qua vicino. E rifugio ritirato, che era un posto dove atterravo per fare le partite competitive. Rifugio ritirato, molto molto bello. Un'altra volta davanti al quartiere si allarga il terremoto. Veramente mi ricordavo pochissimo, cioè siamo già a 12, mi sa che arriviamo a 20 e passa. Ecco qua, al Lazy Links, ragazzi, al parco da golf. Mi faceva schifo sto posto. A un sacco di gente piaceva, ma io preferivo la fattoria che stava prima. Comunque, ragazzi, un posto interessante. Dai, spaccati. Terremoto numero 14. Ma ragazzi, arriviamo quasi a 20 qua, ve l'ho detto. Porca miseriaccia. Ok. Continuiamo. Si spacca la terra. Che poi non ho capito perché i terremoti... È tipo questa volta con la giungla, ragazzi. La giungla hanno fatto dei terremoti più precisi tutto intorno alla giungla e qualcuno sparso, come sapete. Invece qua nel capitolo 1 li misero completamente a caso i terremoti. Ecco qua, questo terremoto invece direttamente a Bosco, quello importante, nel posto vero e proprio. Mi sa che si vede già che gli alberi sono un po' bruciacchiati, vero? Vediamo? Non lo so. Là in alto sembra un po' marroncino. Si è fermato? Ok, no? Fa vedere tutto quanto la crepa. Ok. Un albero si è spaccato del tutto. Bellissimo. Cosa fa vedere adesso? Abbiamo capito che c'è la crepa. Fatte comunque molto peggio. Nel capitolo 4, ragazzi, non hanno fatte proprio bene le crepe vere e proprie. Queste invece non hanno più disegni per terra. Comunque, vabbè, ragazzi, l'importante è il concept. L'importante è che si capisca che abbiano fatto un terremoto. La grafica non era il punto forte del capitolo 1, diciamolo. Cioè, era il punto forte perché era bella. Ma era bella perché era cartunesca, simpatica, originale. Sicuramente non perché era fatta bene. Quella del capitolo 4 è assurda, invece. Ok, un altro terremoto di fronte a parco, ragazzi. Ok, dai, continuiamo. Il terremoto adesso, invece, ragazzi... Dietro Corso Commercio. 20° terremoto, ve l'ho detto, ragazzi, che arriviamo a 20. Io vi giuro me ne ricordavo 3. Porca miseria quanti ne fecero. Anche il 21° ne abbiamo, ragazzi. Dai. Ho detto reagirò a tutti, non skipperò Niente, probabilmente skipperò tipo gli eventi di... il discorso dell'evento di Star Wars, quegli eventi proprio dove parlano e basta, non si capisce niente. Noiosi, pallosi, pallosi. Però questi qua non li skippiamo, ragazzi. Ricorriamo tutta la storia degli eventi, tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi, e continuiamo a farlo. Anche 23esimo terremoto, perfetto. Ok. 24esimo. Forte, questo si è sentito molto più forte. What the fuck. Ok. Davanti a quartiere, dovrebbero rimetterlo il quartiere, così bello. Ogni settimana cambiava. Così fresco, ogni settimana. 25esimo davanti a Soft Deaths. Lil Whip, la 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 lero lero la 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 la. Pinnacoli, ci fu il terremoto anche a Pinnacoli, ragazzi. Guarda come si spacca un pochino là il cemento. Porca miseria, ecco qua che ragazzi ci furono le teorie. Oh no, Pinnacoli viene distrutta, Pinnacoli scomparirà, Pinnacoli verrà bombardata. Alla fine fu bombardata, però non in questo evento, ragazzi. Ecco qua, mamma mia come spacca, come spacca Pinnacoli. Vai! Distrugge! Bom 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 bam! Ed eccoci qua, che ha spaccato tutto. Ed eccoci, ragazzi, le rune! Finiti i terremoti di prima, apparvero le rune, che forse è una delle cose più dimenticate e strane della storia di Fortnite. Queste rune apparivano a caso sulla mappa e dovevi picconarle, danneggiarle per farle muovere. Io mi ricordo, ragazzi, che Trash, che lo conoscete sicuramente, che ha fatto altri video sul canale, passava i pomeriggi, le mattine intere a sparare sta cosa. Mentre faceva qualcosa, boom, si metteva, ragazzi, qua e ovviamente picconava, ragazzi. Vedete qua tutti quei danni che mancano, sono tutti i danni che facevano i player. Una volta che quel danno raggiungeva 0, la runa arrivava appunto, ragazzi, al punto zero, ormai futuristico, metallizzato, costruito bene dalla operazione segreta dell'Alicia. Non mi ricordo chi è che faceva queste operazioni, però appunto ogni volta che picconavi e facevi raggiungere la runa, si metteva nel lago e il vulcano iniziava a fumare e a tremare. Ecco qua, ragazzi. Poi ci... ah, è vero, fecero pure... c'erano pure queste palline che sparavano i laser, ragazzi. Non mi ricordo cosa dovevi pure picconarli questi qua, non mi ricordo. Ecco qua, c'erano tre. Quindi uno al vulcano, il secondo qua, ragazzi, che puntavano sempre molto lontano. Questi erano sempre i 7, credo, che hanno fatto tutte queste robe. E un altro qua vicino all'alberozzo grande, ragazzi. Ok, bello, bello, sta parte me la ricordo, molto figa della storia. La seconda runa apparve direttamente sopra il Lago del Bottino, bellissimo. Ok. Poi... Ah, aspettate, ragazzi, è vero. Che dovevi fare? Ah, dovevi picconare giusto i tre laser per farli spostare verso la runa, giusto. Più danno facevi, più si mettevano in posizione. Una volta che i laser entrarono nella runa, la runa si mise dentro il magazzino, ragazzi, del lago. Petaloso. Un evento veramente petaloso, ragazzi. La terza runa invece apparve qua, spaccata sopra al Disco Town. Disco Town, bellissima, bellissima posto, ragazzi. Che ballava, tra l'altro. Guarda come fa il disco. Tunz, 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 tunz. Per attivare la runa i giocatori dovevano fare un emote sul dance floor, fino a quando la runa non si stancava di sentire la musica e se ne andava. Ecco qua, e se ne andava verso il lago, ragazzi. La pista da ballo si chiamava. Ecco qua, la pista da ballo. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo ballato, abbiamo soddisfatto la runa, ragazzi. Boom, tipo, un po' tipo quell'episodio di Rick and Morty dove Rick deve cantare per soddisfare le teste giganti. Noi abbiamo ballato per soddisfare la terza runa. Mi sembra che c'erano 5 in totale. La quarta runa invece dovevi completare questo puzzle, ragazzi, prima di farla attivare. Una volta completato il puzzle, boom, si attivava tutto e la runa andava a ficcarsi. Ecco, 1, 2, 3, così, dovrebbero essere 5. Al lago, si andava a ficcare al lago e come già detto, ragazzi, ecco qua, che Il vulcano continuava a fumare. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo confermato che sono 5, ragazzi, le rune. Quindi la prossima dovrebbe essere l'ultima. Poi ci fu un evento pazzo dopo di questa qua, ragazzi. Ecco qua, l'ultima runa, ragazzi. Che come bisogna attivarla? Non mi ricordo come bisogna attivarla. Guardate il fumo del vulcano quanto è alto. Ah, ecco qua, ragazzi, giusto. Me la ricordo questa cosa invece. Bisogna attivarla semplicemente buttando armi dentro il vulcano, ragazzi. Ecco qua, tu dovevi giocare, passavi di là, buttavi i mazzi, funzionavano bene perché se ne buttavi uno alla volta potevi buttare un sacco di roba. Ecco qua, le munizioni, le armi, ragazzi. Ogni cosa che buttavi nel vulcano veniva bruciata, veniva sacrificata per poter far alzare la runa. Ma eccoci qua, ragazzi, che la runa arriva al punto dell'evento e finalmente si attiva. L'evento della stagione 8 capitolo 1. C'è un lama fra l'altro là vicino. Eccolo qua, ragazzi, dopo un po' di giorni si attivò appunto l'evento. Questo è uno dei più pazzi, questo è uno dei più pazzi che portò a un cambiamento assurdo nel meta di Fortnite, ma non solo nel meta delle armi, anche nella mappa. Eccoci qua, ragazzi, evento Unvaulting. Per la prima volta, ragazzi, e poi non successe mai più fra l'altro, i player potevano decidere che cosa far tornare in gioco. Poi andremo a vedere qual era la scelta. Molti di voi si ricordano già cosa hanno scelto. Vi dirò anche io cosa votai, ragazzi, in questo evento. Eccoci qua, che tutti quanti si buttano verso il portale. Non serviva perché alla fine il gioco si trasportava. E potevi scegliere tra rampino, mitraglietta tattica, Tommy Gun, aerei, jumperine e l'altra cosa, non mi ricordo cos'era. La spada. La spada, mamma, perché non ha vinto la spada? Ovviamente, ragazzi, vinse la Tommy Gun. Tutti quanti volevano la Tommy Gun, che faceva schifo poi quando è che tornò. Cioè tornò OP come era. Poi ovviamente la nerfarono perché era troppo OP. Io votai la... Qua c'è la maschera di singolarità, ragazzi, che poi sarà importantissima nell'evento della stagione 9. Eccoci qua, ragazzi, che alcuni non se ne fregavano niente, si mettevano a ballare. E gli altri che votavano effettivamente. Ogni picconata era un voto. La prima arma a raggiungere il massimo di voti vinceva. Come potete vedere, ragazzi, in questa lobby no, c'erano un bel po' di persone di mitraglietta tattica, che comunque era scelta. Però la Tommy Gun era... Io mi ricordo la mia lobby, ragazzi, stavano tutti quanti sulla Tommy Gun. Tutti. Potete vedere, ragazzi, qua quella luce viola era il livello di voto. Quasi nessuno votò le altre cose qua. Tutti quanti votarono la mitraglietta tattica. Qua invece si vedeva il punto zero, ragazzi. Sempre bello possente. Non so perché nessuno votò la spada, ragazzi. Sarebbe stato fighissimo far tornare la spada in game, così per trollarla, che comunque era meno OP della Tommy Gun. Nel frattempo la mela di Paradigma mi ha fatto... Cioè di Paradigma, che cacchio dico, di Singolarità, che ha costruito il robot che poi ha pilotato Paradigma, mi ha fatto venire una fame, quindi Ecco qua, ragazzi, che la community scelse la cosa peggiore là in mezzo. Fantastico, perché non ero uno youtuber all'epoca, avrei potuto influenzare un pochino. Ecco qua, ragazzi, che la community scelse la Tommy Gun. Ci teletrasportammo direttamente sulla mappa dove avevamo in game già la Tommy Gun. Ed eccoci qua, che però ovviamente, ragazzi, dopo che arrivò la Tommy Gun, boom boom boom, esplose il vulcano nello stesso momento, ragazzi. Assurda sta cosa. Questo fu un evento pazzo. Non solo ci fu l'unvaulting, ci fu anche il vulcano che esplose. E questa volta finalmente niente più trollate. Si distrugge Pinnacoli. Cioè prima distrussero Corso, giusto per trollarle un pochino, perché tutti quanti si aspettavano Pinnacoli. Vedemmo Corso e dimmo no, davvero non hanno distrutto Pinnacoli. Cioè io ero contro le istruzioni di Pinnacoli perché a me mi piaceva, però un sacco di gente godeva che Pinnacoli fu distrutta. Alla fine hanno fatto bene perché, ragazzi, troppa gente scendeva a Pinnacoli. Scendevano tutti là perché era figo come posto ed era bello proprio perché scendeva gente. Però poi il resto della mappa era vuoto, quindi fecero bene a spaccare Pinnacoli, così da separare un po' i player che droppavano. Ecco qua, non una, non due, ben 3, 4 meteoriti, o meglio, lapilli esplosivi del vulcano, colate di lava, polvere celerifica, pietra pomice, tutta questa roba esplose e distrusse Pinnacoli, ragazzi, con una precisione fra l'altro assurda. Quel vulcano fu pazzo, distrusse tutto tranne il palazzo al centro. Invece eccoci qua in un altro evento pazzo, veramente season 8, 9 con gli eventi e poi anche la 10. Tre eventi pazzi tutti quanti di fila. Questa volta invece da Picco Polare nacque un mostro, o meglio, che cacchio dico nacque, c'era già di sotto Picco Polare. Le uova poi magari erano del clombo da dentro al picco, non lo so. Comunque il mostro si portò Picco Polare a spasso in acqua. Poi, dopo essersi fatto una notizia rinfrescante, tornò sull'isola per andare a mangiarsi il punto zero, ragazzi. Ma noi ci facciamo mangiare il punto zero se siamo scemi? Prima sparò sto laser che non capì sinceramente. L'ho fatto giusto per far vedere che era ingazzate, per far capire la presenza, ragazzi. O magari per vedere se non c'erano nemici. Non c'erano effettivamente nemici, ragazzi. Il mostro, boom, iniziò a spaccare tutto. Iniziò a prendere a pugni qualsiasi cosa. Nonostante se fosse, magari si fosse sbrigato, poteva andare a mangiare subito il punto zero. Poi doveva far capire chi era, ragazzi, ve l'ho detto. C'era il boost della battaglia caduto là. Ho fatto cadere la mia borraccia, perché te l'avevo chiesto. Ed eccoci qua, ragazzi, che il mostro si approccia. Ma vediamo là che il robot costruito da Paradigma e Singolarità è pronto, ragazzi. Fa sta camminata fighissima. Il mostro inizia a prendere a pugni il punto zero, cazzotta, ragazzi. Ovviamente la forza del punto zero, nonostante sia fatta di materiale praticamente indistruttibile, non riesce a resistere al potere del mostro, che però viene fermato giusto in tempo da Paradigma dentro il mech. Il mostro si incazza di brutto, si incazza di brutto perché Paradigma gli ha rotto le palle, ma Paradigma non si ferma, gli mena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razzoni tutti in bocca. Il mostro sembra star per morire, sembra agli sgoccioli, ragazzi, si accascia sul lago, ragazzi, ma è incazzato, dice porca miseria, sono venuto qua, non ci stava nessuno fino a ieri e mo vieni tu, boom, beccati questo, vomito radioattivo, che pazzo il mostro, va a godere e dice, ma che ti lascio andare così? Io ti finisco, boom, mena un urlo pazzo invece di menare un altro lato, secondo me avrebbe fatto bene a vomitare un'altra volta, il mostro. C'è il robot, butta il mostro in acqua, spazzandolo via dall'isola. E adesso guardate cosa fa il robot, guardate cosa fa il robot, ragazzi. Torna vittorioso sull'isola dicendo ce l'ho fatta, l'ho annegato sto infame, ragazzi. Andiamo a festeggiare, ecco qua, ragazzi, che arriva. Tutta fiera Paradigma, sì, l'ho annegato sto infame. È morto! Bagnata Paradigma, ma si è dimenticata Paradigma che il mostro aveva nuotato fino a ieri, quindi riusciva a respirare sott'acqua, quindi esce, magari prende anche un po' di forza dall'acqua, spacca gli alettoni di Paradigma, ragazzi, che adesso sta panicando del tutto, però riesce comunque con una mossa, con un arcaio pazzo a lanciare un pochino via il mostro, la sua mano cade in acqua, ragazzi, poi riapparirà quella mano nel capitolo 4. O nel capitolo 3 era? Oh mio Dio, non mi ricordo. Sì, cade nel... Che cacchio? Nel capitolo 3 che ci fu il mostro 2.0. Con un solo braccio Paradigma fa la scelta pazza, prende a pugni lei stessa il punto 0, dice se non lo farai tu lo faccio io. Lo spacca e utilizza l'energia pazza del punto 0 per poter prendere a cazzotti il mostro, mamma mia. Ovviamente sapremo come questa mossa pazza poi porterà all'evento della season 10, ma concentriamoci ancora su questo evento. Paradigma poi va alla città fatta per Singolarità, prende la sua statua e boom, si scopre che sotto la statua, non ci credevamo, c'era la spada gigante, una spada ancora più grande e potente di quella dell'infinito. Il mostro si incazza, mo ti vomito addosso, boom. Apre la bocca e Paradigma dice grazie mille bro che me l'hai aperta, ma comunque ti prendo in testa, ti spacco, ti sfondo. Il mostro crepa, non si sa come, perde subito la sua carne. E ovviamente il mostro flossa con una sola mano, la Epic poi ha venduto questo ballo nello shop per fare altri soldi. Il mostro scompare completamente, ve l'ho detto ragazzi, la sua carne era fatta di alcol, di spirito. È evaporato in 3 secondi. Ed ecco che vola via con un solo pugno la Paradigma, wow, verso l'infinito. Oltre, che poi scopriremo essere la luna di ghiaccio, ragazzi, dove poi verrà recuperata dai 7, bla 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 bla. Rende, quando fanno le cose sul Fortnite all'inizio dici vola, il mondo è andato e poi lo scoprirai. Ma eccoci qua, ragazzi. Attenzione, perché questo è uno degli eventi più importanti della storia di Fortnite. L'evento finale, l'evento di fine capitolo 1. Quando tutti quanti abbiamo letto la fine diciamo ma che vuol dire la fine? Lo scopriremo, ragazzi. L'evento del razzo 2.0 potrebbe anche essere chiamato, perché è partito tutto con un razzo fatto dallo scienziato, non dal visitatore questa volta. Eccolo qua! Silenzio, mi mangio la pesca, non dico una parola per questo evento pazzo. Quanti rift si aprirono? Damn. Tra l'altro questo è l'unico evento che non abbiamo visto con i replay, perché fu ovviamente impossibile prendere. Oddio, c'era l'isola volante. What the fuck? Dicevo, fu impossibile prendere i file dei replay una volta via del capitolo 2. Ma con l'isola volante non me la ricordo, davvero, stava ancora in game. What the fuck? Bello come la skin del visitatore. La skin del visitatore faceva il cartellino andato a casa. Chi è andato a casa? Sei tu che hai fatto il razzo. Ah, è vero che c'era l'isola del capitolo 6, perché questa era la season X, giusto? Tutto quando torno indietro. Ecco che tutti i razzi vanno verso il portale. Questa musica, che banger. Il visitatore è andato, lo scende dall'improvviso. E questo, ragazzo, è il motion blur attivo. Sì, il computer è molto migliore di quello dello scorso, ragazzo. Ecco qua che il meteorite e i razzi cadono lentamente ma inesorabilmente sul punto zero. Che prova a difendersi, ma non ha speranze. Non ricordo che passo il bus, ragazzi. Eccolo qua. il buco nero. Che figata. Che vende poi il buco nero divenne... Cioè ci teletrasportò sull'isola del capitolo 2 direttamente. Eccoci qua ragazzi. Bom bom bam. Bom. Ci ha mostrato anche ovviamente la intro del capitolo 2 perché ci accocchia ragazzi con l'evento. Non è proprio un evento live però. Dal buco nero si passò direttamente qua. Con quella transizione ragazzi dal buco nero alla galassia e dalla galassia alla pozzanghera. Credo top una delle transizioni più belle che abbiamo mai visto. Rip non se ne frega niente e si intossica. Ovviamente il tema della fine viene remixato per fare il tema dell'inizio capitolo 2. Ha tagliato direttamente il trailer, fatto bene. Eccoci qua ragazzi, nell'evento di Star. Non so perché questo ragazzo che ha fatto la compilation ha messo la musica di pesce secco, dei corallini. Davvero aveva il copyright sta roba. Da una vicenda che gira, con sta musica di pesce secco non ci accocchia niente. Ah, perché mi sa che stava la soundtrack delle serie di Star Wars, ecco perché l'ha tolta. Io questo evento l'ho visto da Mongrel perché non riuscii a entrare, crashai. Eccoci qua ragazzi, evento 2020, abbiamo skippato quello di Star Wars ragazzi, una palla, c'era la musica buggata e poi alla fine è lui che parla per mezz'ora dopo le navicelle che abbiamo visto come girano. Quindi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Buon 2020! Nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto! Ta 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 ta. Io non sapevo in questo momento che Kallari sarebbe nato ufficialmente. Cioè in realtà in questo periodo avevo fatto il primo video come vincere in arena, che arrivo a 10.000 situazioni, e quello mi fece decidere di aprire il canale. Quindi più o meno lo sapevo che sarebbe nato Kallari. Però Kallari nascerà a marzo 2020, perché eravamo tutti quanti bloccati in casa. Ho detto vabbè, c'è un sacco di tempo in più, facciamo sto Kallari. Ecco qua, l'evento di Travis Scott ragazzi, sta scritto usa autoimmaginazione perché ovviamente la musica di Travis è col copyright. Quindi boom, mi metto la musica pazza qua. Vi mostro però questo evento ragazzi perché qua passiamo sotto delle città, dove delle isole dove c'era Pinnacoli, quando tutti pensavamo no vabbè, si torna nella vecchia isola. Non io, ovviamente io non lo pensavo ragazzi. Ho detto ma che dopo due season nel capitolo 2 ci fanno tornare nella vecchia isola? Ma che siamo pazzi. Ovviamente forse in questo periodo pensavo che sarebbe tornata, fino a quando poi l'Epic non confermò che non sarebbe mai tornata. Boom, schermata bianca, finisce l'evento dove lì Travis Scott aveva droppato la canzone, mi sa, di Travis Brother, il cross, come cacchio si diceva. Ah no, ecco qua droppa la canzone. È vero, The Scots, una cosa del genere si chiamava. Droppa la canzone, boom, si fa lo schermo bianco. E vedete dopo il bianco torniamo sull'isola normale ragazzi. Eccoci qua. What the fuck, che cosa sta roba? Non ho capito perché ha messo quella scena ragazzi, probabilmente perché era quello che ci immaginavamo, di tornare nella vecchia isola. Però ovviamente poi siamo tornati da Travis Scott. Eccoci qua all'evento del dispositivo ragazzi adesso. L'evento di fine season 2 capitolo 2, una delle più giocate, dove un sacco di gente ha iniziato a provare il Battle Royale della Epic. Questa è più o meno la season della nuova generazione di Fortnite, perché perse un po' di giocatori nella fine capitolo 1 e inizio capitolo 2. Con questa season ne presi assai, quindi probabilmente questo evento ve lo ricordate in tanti ragazzi. Per alcuni di voi, come immagino, sarà stato il primo evento live. Guardate che casino di build, che poi alla fine ovviamente mi sembra che si distrussero le build. Poi non si poteva più buildare, non si poteva più sparare in questi eventi. Lo capirono, poi alla fine fecero che non si poteva buildare proprio mai nell'evento, perché sto replay è un casino. È pieno zeppo di build, non si capisce niente. Però l'agenzia era perfetta ragazzi, l'agenzia era un posto pieno di roba. Questa cosa non me la ricordo perché ovviamente io vidi l'evento da lontano, non dal centro. E dal centro esplose completamente l'agenzia ragazzi. perché doveva crearsi il dispositivo con le torrette al lato, erano solo il supporto per il vero e proprio meccanismo. Non so perché Mida avrebbe fatto prima a smontare l'agenzia e a mettere questo coso, però visto che è pazzo, ragazzi, ho detto ma faccio fare un botto, faccio fare un'esplosione, facciamola più divertente, ragazzi, la roba. Ecco qua che la torre si alza con questa specie di punto zero finto al centro. Ora il punto zero veramente non mi ricordo, I do not remember. Vabbè, comunque chi se ne... c'è questa specie di punto zero, ragazzi, che inizia a creare un'energia pazza che poi andrà a spingere la tempesta, perché Mira, il suo obiettivo era proprio quello di fermare la tempesta e salvare l'isola dal ciclo dell'ordine immaginario. Quindi Mida era un buono, ragazzi, alla fine. Non era un cattivo. Era dalla parte dei 7. Fermare l'ordine immaginario. E il fatto di ombre e spettri era giusto una copertura per trollarli. Eccoci qua, ragazzi, che spingiamo la tempesta. Mida ce l'ha fatta? Ha salvato l'isola? Sappiamo tutti quanti, o almeno credo, come andrà a finire. Però per adesso ci spostiamo negli uffici dell'ordine immaginario. Ho qua una parte molto interessante. Non so perché c'era quella paradigma. Boom. Si torna indietro. No, aspettate. Poi ci ritorniamo un attimo, ragazzi, mi sto confondendo. Perché poi si vede l'agente Jones. Ok, adesso mentre la tempesta, ragazzi, si trasforma. Ah, perché questo qua è da replay, giusto. Ok, c'era la parte dove l'agente Jones ci parla e ci dice ma tu puoi sentirmi, sono nell'evento. Ok, ragazzi, questo qua è visto dal replay, quindi ci ha tagliato un attimino una parte, ma chi se ne frega. Adesso è la parte seria dove si crea la tempesta di acqua. Boom, si collega a un'altra bobina, si collega a tutto. Ed eccoci qua che Mida pensava di aver spinto, continua a spingere la tempesta, continua a mandarla via. Era così. Ah no, perché in questo momento, ragazzi, noi stiamo parlando nel trailer, quindi questa roba è figa, non l'avevo mai vista, è un'altra prospettiva. Noi adesso dovremmo tornare qua nel game vero e proprio. Eccoci qua, ragazzi, che Mida sembra aver vinto, sembra aver spinto la tempesta del tutto, ragazzi. Però poi noi scopriremo una cosa molto molto importante. Eccoci qua, ragazzi, che tra poco vedremo che in realtà Mida ha spinto sì la tempesta lontano. Ecco qua che pensa proprio di aver vinto. Ritrae le bobine secondarie, ritrae la bobina principale. E adesso, oh mio Dio, cosa succede? Ah no, appunto, adesso andiamo da Jones. Ecco, mi ricordavo bene allora, ragazzi, scusate, mi ricordavo male io. Ecco qua, siamo nell'ufficio di Jones. Jones dice non è solo una tempesta. Cosa significa? Non pensavo alla reazione dei Looper. Boom. Eccoci qua, ragazzi, che si torna in game, dove la tempesta è diventata un muro d'acqua gigante. Possiamo vedere già gli squali dentro l'acqua, ragazzi, che hanno sommerso tutto. È stato bellissimo entrare in questa tempesta, ragazzi. Si poteva letteralmente nuotare dentro. Guardate lo squalo, che figata che era sta tempesta, ragazzi, bellissima veramente. Quest'altro è un altro evento fantastico, un altro evento stratanormico. Ecco che adesso torniamo nell'ufficio di Jones, dove adesso dice sì. Ok, aveva tutte quante le cartelle top secret su Mida. Apre Jones. do you even... Wait. Can you hear me? Puoi sentirmi, mirmi? Eh sì che lo potevamo sentire, ragazzi. Lo potevamo sentire come al signor Agente Jones, che poi non saprà che fine farà alla fine. Boom! E siamo qua. Siamo tornati sull'isola, di nuovo nella tempesta d'acqua. E startiamo subito al capitolo della season 4, ok, di Galactus. Anche questo qua l'ho perso, ragazzi. A me non partì proprio. Può darsi che era uno di quei pesce secchi. Là. L'evento a me non partì. Si fermò così. Maledizione. Nel frattempo uso questa piccola pausa fino a quando non arriva Galactus, per ricordarvi che il merch, ragazzi, è in sconto. Se volete prendere qualcosa, il link è in descrizione. Ma torniamo qua, ragazzi. Perché mi fai vedere 25 secondi di Galactus che aspetta? Cioè è figo lì in lontananza, ragazzi. Questo evento fu anche questo qua molto molto pazzo. Spoiler, ci sarà una parte dove c'è sicuramente il copyright, se non mi sbaglio. Oh no? Sì, c'è il copyright dopo, c'è una parte col copyright. Vabbè, la muterà già questa ragazza, abbiamo capito che ci tiene anche lui al copyright, quindi la muterà. Boom, 0 secondi. Ecco, ah, lui fa il ruolo, allora lui quel pesce secco. No. A me così si ferma, ragazzi, con questo errore. Adesso a lui dovrebbe partire ovviamente, perché altrimenti non ci va a vedere niente. Ecco qua che a lui parte. A lui parte invece la mia lobby si fermò con quella cosa di errore. Ecco che Galactus si inizia a muovere, ragazzi. Il signor Galactico. Pazzo. Pazzo sfrenato. Galactus si muove, ragazzi. Arrivò molto lentamente sull'isola, ragazzi. Mamma mia. Perché questo pesce ghiacciato fa il saluto con la mano? Cacchio saluti a Galactus, ti vieni a mangiare. Oddio, però fu spaventoso. Fu molto spaventoso. Oh! Lo sta tankando? Lo dà anche addosso? Veramente astronomico, ragazzi. Cioè, Travis Scott fino a questo momento era stata la cosa più grande di Fortnite, ma Thanos, cioè Galactus lo... Pazzo. Giganormico proprio. Il signor Galactico. Beh dai, prova a mangiare qualcosa. Ah. Beware, attenzione. Io fame. Parla così Galactus. Si illumina. Ovviamente lui è il mostro, l'entità mangiapianeti. Con una sola manata vuole provare a distruggere l'isola. E invece distrugge, prende semplicemente la base dello shuttle, dello shield. Lo Skystorm. Come si chiama? Come si chiama la shield dello shield? Ecco Iron Man. Gli passa il jetpack. Boom! Eh beh, dobbiamo fermare Galactus da mangiare lo il punto zero, giustamente. Prova a prenderlo. L'Helicarrier dello shield, me sono ricordato, ragazzi. Anche quella forse è una delle zone di avvio più bella, l'Helicarrier. Questa season fu molto interessante, la 4 del capitolo 2, ragazzi. Porca miseria, sta passando un aereo vicino a casa mia, pensavo fosse nel gioco. Si sentiva trono, ma veramente, che effetto sonoro realistico, porca miseria. Iron Man qua dice che se Galactus continua a fare sta roba ci distrugge, quindi dobbiamo muoverci. Sai guidare un battle bus? È fighissima questa idea, ragazzi. Ecco qua. Ci teletrasporta, ragazzi. Ecco qua che la stessa animazione. Ragazzi, ci teletrasportiamo, ragazzi, ovviamente. Nel bus della battaglia. Guardate quanti ce ne sono. Dentro ogni bus c'era un player, ragazzi. Tutti i player di Fortnite stavano guidando questo bus. Peccato che all'epoca, ragazzi, non stavano i conduttori dei giocatori, perché sarebbe stato figo prima di avere la partita a vedere quanti giocatori stavano effettivamente. Qualche miliardo di bus, quindi non proprio tutti i giocatori di Fortnite, un po' di più, però. Dobbiamo fargli mangiare i punti, i bus, per farli esplodere, ovviamente. Vai, vai, vai. Ha aggiunto anche i laser. Ecco qua, ragazzi. Babam, babam. Ovviamente i laser, ragazzi, dice Iron Man, non faranno danno a... Questo qua stava cercando di sparare un altro bus. Questo qua inizia a sparare i Gorger. Ok. Che gli fa danno, invece a Galactus ovviamente non gli fa un graffio. Galactus continua molto velocemente a mangiare il punto zero. Porca, come se non stesse per distruggere l'altra, ragazzi. La prende un po' scialla Galactus, come se fosse una cosa... Effettivamente è una cosa che fa dal giorno all'altro, spaccare pianeti. Però questa volta è una realtà, quindi è un po' più importante. Non dovresti sbrigarti, signor Galactico? Si sbriga, però è un gigante, quindi è lento. No, prende a pugni i suoi stessi droni. Mi dà fastidio che la voce di Iron Man non sia quella del film, della Marvel vera e proprio. Però vabbè, non potevano chiamare... Potevano chiamarlo Robert Downey Jr. a fare la voce, però sarebbe stato un po' più figo. Però questo comunque, ragazzi, è la collaborazione Fortnite ex Marvel fumetti, non i film Marvel. Ok. Dobbiamo distrarlo dal punto zero. E adesso sì che si butta. Ok, ci ha beccato Thor. Thor ovviamente... Oddio, non me la ricordo sta parte dove è Thor a muovere il bus. Ovviamente la musica adesso è mutata, ragazzi. Come ho detto, ci sarebbe stata la musica degli ACDC qua, la musica rifitta da Tony Stark e Iron Man. Lui adesso fare finta di questa qua, la musica rock di ACDC. Poteva mettere una musica rock sto ragazzo. Perché mette le musiche meno azzeccate? C'è davvero questa qua? Secondo voi sembra una musica da combattimento epico? A me no. A me no. Sembra più una musica da un'altra cosa che non posso dire su YouTube. Continua a sparare i droni, ragazzi, i piccoli Gorger. Che palle che non ho fatto a st'evento, ragazzi. Stupida Epic che mi ha fatto crashare. Adesso spero con tutto il cuore che sia finita la musica, così che possiamo sentire il... Ok, questa parte la musica si fa anche decentemente, ovviamente no, però meglio dell'inizio. Wolverine c'è il tank, non me la ricordo per niente sta parte. Saturno, bellissimo. C'era il punto, c'era il pianeta di... L'Astro World di Travis Scott. Che figata, è vero che in questo momento non aveva ancora fatto il suo incidente, quindi era ancora amico di Epic. Un attimo. Abbiamo un numero qua sopra? Nah. Ma io oggi la scopro questa cosa che abbiamo fatto 69 kill. Ma che figata. La Epic sa cosa fa, ragazzi, sa cosa fa. Che figata. Boom. Ok, bellissimo. Boom, se mangiano tutti i boost della battaglia. Adesso è crepato. Non è possibile, invece sì che è possibile. E sputa radioattivo come fece il mostro in season 9, però lui crepò per colpa di questo sputo. Oh, torna da dove sei venuto, stupido Galactus. Mi hai chiamato guidatore del bus. E dai. Il pilota del bus mi ha chiamato. Io sono pesce secco. Ecco qua. Ci mostra anche, ragazzi, la intro della Season 5, perché ovviamente è importante come è scritta qua per la storia, per far capire l'evento finale. Che cacchio è sta cosa? No, no, non è così. What the fuck? Quella parte non l'ho mai vista. What? Questa parte non è ufficiale. Questa parte non è ufficiale. Qua inizia il trailer. Questa parte non è assolutamente ufficiale. Anche perché quella faccia è presa da un altro trailer di Jones. Ok. Vabbè, hanno aggiunto una cosa extra, ragazzi, fan made. Era fatta comunque bene quella clip là. Qui parla dei 7 per la prima volta. Ok, qua inizia a cercare i migliori calciatori di tutto quanto in realtà. Questa season, ragazzi, fu pazza. Fu la season della collab epica. Una money grabbata che comunque fu bella. A me piacque molto la season 5. Ma una money grabbata assurda. Mamma mia, ragazzi. Boom, si butta Jones dentro il punto zero. E si va, ragazzi. Si va alla grande. Si gira, qua un'altra predict dell'isola flippata, perché lui parte dall'isola del capitolo 3, dal centro, e arriva ovviamente a testa in giù, girandosi. Che figata. Evento di buon anno del 2021, ok? Dai, un'altra volta, un'altra volta. 10, 9, 8, 7, 5, 4... 3, 2, Tanti auguri, buon 2021! Che alla fine fu un buon anno per me, a me. Yeah, buon 2021! Bella, 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 dai, dai, l'abbiamo già vista sta cosa del capodanno. Ci sarà solo anche quella del 2022, credo. Boom, ovviamente ci mostra anche il trailer della Season 5, lo Zero Crisis finale, che poi ci porterà all'evento di inizio Season 6, quindi è importante da vedere, ragazzi, perché per far capire cosa succede. Qui Jones ovviamente tradisce la Sloan e fa benissimo. No, gli servirà quella cosa. Si butta a pazzo. Boom. Non pensando che alla fine un cespuglio lo salva, ragazzi. Quindi fa tutto questo thriller con uno di vita. Il punto zero è impazzito, ragazzi. Qua c'era anche un'altra scena epica che vediamo adesso tra pochissimo. Proprio alla fine del trailer qua. Forse ce la... No, non so se ce la va a vedere. Ok, qui vediamo che tornò il... Rimase il pump shotgun in game. Quanto era bello. Adesso è tornato lo spaso, ovviamente. Mancake prova a picchiare Kratos. Boom. Miascolo si perde di aver picchiato... Il Predator. Bananita muore. Pesce balestra fighissimo. Sta scena molto epica. E qui Jones va a chiamare i 7. Boom. Eccolo che arriva, Fondazione super incazzato. Arriva incazzatissimo Fondazione. Ha funzionato. Boom. E dalla meteora non uscì il visitatore questa volta, ma The Rock. The Rock. Dwayne Johnson. Fondazione ovviamente incazzatissimo. Lo prende a pugni. Gli mena una capozzata. Johnson non squadra sopravvivere a sta capozzata. Dice Geno, posso portarti da Geno. Fra l'altro non l'ha ancora. Geno è crepato, però si sta rimolecolando, quindi non sappiamo ancora. La storia di 7 non è ancora finita, ragazzi. Però questo capitolo 4 è un po' lento a spiegarla. Quindi ecco qua in questa scena, ragazzi, vediamo in questa parte, come potete vedere, questa zona più realistica. Non abbiamo ancora capito cosa sia dopo tutti questi anni. E qui inizia l'evento vero e proprio di inizio season 6. That's our ticket home. Do not make me regret this. And get that looper ready. We don't have much time. Looper. Eccoci qua! Eccoci qua, ragazzi, siamo di nuovo qua. Dobbiamo salvare la realtà. Eccoci qua, ragazzi, che il punto zero parte, è bello carico. Fondazione dice che cacchio con me al punto zero. È impazzito. Ok, stiamo messi male, 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 male. Però non ci arrendiamo. Ok. Una volta che il punto zero finisce non c'è modo di tornare indietro. Eccolo qua, bello, bello sto punto zero, ragazzi, così. Abbiamo i portali, dalla quale poi arriverà, credo, la giungla. Cioè la giungla della season 6, ovviamente, ragazzi, non la giungla del capitolo 4, questa qua. E lui, Jones, li deve chiudere con la sua pistolina, questi portali. Ecco qua, ragazzi, beh, facile. Attenzione alle onde di realtà, ragazzi. Ecco qua che arriva una. Boom! È una farfalla. Tutto bene laggiù. Quanto mi piace questo no che dice qua. Sono una farfalla adesso, quindi. No! E noi ovviamente prenderemo il posto di Agente Jones. Lui ci guiderà, noi faremo il lavoro del portale. Ecco qua, prendiamolo, ragazzi. Bellissimo la pistola Rift. Mitica, ovviamente. Boom, si preme, ragazzi. Non bisogna nemmeno mirare, me lo ricordo, sì, molto semplice. Però bisogna mirare, ok. Però vabbè, comunque facilmente. Ecco qua, primo portale chiuso, ce ne saranno un bel po', ragazzi. Faremo un po' di strada qua. Ovviamente questo qua è il razzo. Questo fu anche un modo intelligente di far provare a tutti quanti le skin del pass battaglia. E quanto era bello sto in questa season, ragazzi, il punto zero fiorito. Boom! Teletrasportati, ragazzi, grazie a Jones. Che c'era la gente che fightava, bei raiardini, ragazzi, che fightavano già. Oh! Il portale ha eliminato quei fighter. Beh, dai, chiudi il portale. Che figo il punto zero, però l'ha fiorito. Continuano a dirlo, sembra una cosa indiana, ragazzi. Dio mio, perché questo qua è ingaffato? Vai, è vero che non era un evento live, era un evento in singolo, quindi potevi sbagliare quante volte ti pareva. Non dovevi per forza stare al passo con gli altri. Devo andare più veloce. Dai, Fondazione, ce la fai. Qui i lupi appaiono, se non mi sbaglio, tra poco. Che furono... Eccoli qua, sì. Quanti erano spaventosi che facevano il fiuto stavolta. Il fulmine, ragazzi! Bello! Uno spoiler del capitolo 3. C'era anche una rana là? Che figata. Ok. Eccoci qua, ragazzi. Lara Croft diventiamo. Ok. Dai, premi. Bello come Jones dice pensa pensieri umani, per questo l'avrebbe trasformato in essere umano. Però a lui no. Tutta una farfalla Jones. E si chiude anche questo portale. Ecco qua che Pinnacoli è diventata. Cioè questa era Pinnacoli fuso con Borgo. E poi divenne questa specie di Pinnacoli primordiale. Ok, abbiamo un solo e semplice portale. Eccolo qua. L'elicottero della season 2. Vediamo quanti colpi ci pare. Non ci fanno niente. Che skin stava là sopra? Non riesco a vederla. Vabbè, chi se ne frega. Lui crepa. Noi torniamo alla nostra. Ah! E ne danno dei polli. È vero che questa è la prima season con i polli. Boom. Chiudiamo anche questo portale. Boom! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo chiuso i portali. Lì è già apparso il corso della season 5. Quindi un'altra volta ci siamo trasformati. Come nella season X. Boom! Adesso qui tutta questa sabbia sparirà. Fondazione non riesce a stopparlo, però lo conterrà. Crea la spira, ragazzi, e si fonde con il punto zero. Adesso noi andremo, ci telesportiamo verso la torre. Ecco qua, siamo qua sotto, bellissimo. Un evento molto divertente, almeno questi qua comunque in singolo potrebbero farli, che palle, non ho capito questa scelta di fare così pochi eventi in questo capitolo 4, però ne avremo a breve di nuovi, come ho già detto all'inizio del video. Ecco qua che saliamo, ragazzi. Dove abbiamo appoggiato la pistola? What the fuck? In un posto abbastanza sus. Certo che Jones poteva farci teletrasportare fino a sopra, gli ha fatto fare una scalinata enorme. Bomba in questa spina, che poi si scoprirà essere di un materiale tipo il cromo dell'araldo. Ecco qua, Jones è a terra, spiaccicato. Fondazione si fonde con il punto zero. Boom. Sovraccaricare il dispositivo. Verrà intrappolato nel loop. Riusciremo a uscire. Ti troverò. Anche lui andrà nel loop, ovviamente. Hai la mia parola. Ovviamente quando si entra nel loop, ragazzi, si perde la memoria. Poi piano piano la si può riottenere. E vincendo si esce dal loop. Boom, ecco che il punto zero diventa pietrificato. E spam. Season 6, capitolo 2. Concerto di Ariana Grande, ovviamente questo qua sarà mutato, ragazzi, in season 7. Dunque lo saltiamo, ragazzi, l'evento di Ariana Grande. E andiamo direttamente alla season 7, capitolo 2, la fine questa volta. L'evento Cieli Infuocati. Bell'evento questo qua, ragazzi, bello, ecco qua. E uscì anche a me questo errore e dissi no. Non mi dire come quello con Galactus, invece poi partì, per fortuna, partì alla grande, ragazzi. Eccolo qua. Ci fidiamo della dottoressa Sloan, grande errore, ragazzi. Grande errore. In pratica noi ci veniamo teletrasportati nella navicella principale e dobbiamo farla esplodere. Come lo faremo, ragazzi, lo scopriremo adesso nell'evento. Ovviamente sono sicuro che molti l'hanno già visto, però magari se tu non l'hai mai visto, Sarà un evento pazzo, come gli altri. Non mi ricordavo che il teletrasporto ci aveva messo così tanto tempo. Che poi è bello in questa season 7, ragazzi, c'era quel fatto del teletrasporto che ti portava su quelle navicelle dove poi uscivi e prendevi il loot epico, leggendario. Bella meccanica. Eccoci qua, ragazzi. Boom. Nella navicella dell'ultima realtà. Nella casa dell'ultima realtà. Boom, ci carichiamo. Abbiamo il nostro zainetto con il logo dell'ordine immaginario hackerato. Ci sono tutti quanti le guardie. Noi ovviamente dobbiamo cercare di arrivare al centro della navicella, come già detto, e farla esplodere. Perché tutti quanti noi abbiamo delle bombe. Ci sono delle bombe già attaccate. Perché la navicella, ora che ricordo, succhiava alcuni posti come ha succhiato noi. E sotto questi posti la dottoressa Sloan aveva nascosto delle bombe. Boom, si aprono le porte, ragazzi, e noi andiamo a pushare. E qua corriamo. Cerchiamo un passaggio. Questo qua era praticamente l'evento all'inizio. Qua cercare un passaggio, anche se alla fine tutte le strade portavano alla fine, ovviamente. Non potevano lasciare persone indietro, essendo un evento live. Vedete? Le persone che vanno a sinistra. Mamma mia, mi sta. Sono 2 ore che reagiscono, altro poco. Le persone che arrivavano da sinistra, comunque, arrivavano al centro. Ma sempre la destra. Sempre la destra. Ok, qua dottoressa Sloan ci apre la porta per noi, molto gentile. Boom! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Ecco qua, porta aperta, ragazzi. Hackerata, bello come lei lascia il logo dell'ordine immaginario per far capire, l'ho hackerato io. Prendersi i credits. A questo punto si passa da un ponte pazzo, ragazzi. Bello! Sotto alla città c'è la navicella. Boom, siamo stati spottati. Il pingone del protagonista di questo evento non sta correndo, ragazzi. Sono tutti quanti player veri questa volta, quindi vedete, se rimanevi un pochino indietro non c'era nessun problema. Ok. Si corre. Boom. Ci sparano. Qua non mi ricordo cosa succede. Ah, ok. Ci chiude le porte dottoressa Sloan e ci salva. I pingoni continuano a sparare. Quello gli fa il secchi da matti contro. Ok, poi che strada prendiamo da qua? Non mi ricordo. Che cosa facciamo qua? Ah, andiamo a destra. Sempre alla destra, come ci ho detto. Andiamo a destra e poi mi sa che ci becchiamo dei tubi. Sì, ci ficchiamo nel tubo. Boom! Nel tubazzo. Questa parte non ricordo bene. Ok. Ho detto, questi tubi, ho detto, non sono fatti per persone vive ma per oggetti. Però vabbè, allora non ce ne frega, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti agli oggetti, a schivarli. Ovviamente, essendo un evento live, anche se prendiamo danno, come sappiamo, non ci facciamo niente. E boom! Arriviamo nella prossima stanza. Ecco qua che hanno afferrato tutte le cose. Dobbiamo ficcarci un altro tubo adesso. Ah, deve far andarlo al contrario. Ecco qua tutto lo scatolo di cibo per gatti che mangiano gli alieni. Non mi chiede perché gli alieni mangiano cibo per gatti. Qua abbiamo i due fighissimi henchmen. Molto impauriti perché sono pieni di alieni. Però poi sappiamo tutti che si salvano. Ehi, ciao! Cacchio, saluto, Bob. Quella dottoressa Sloan si sta muovendo con le mani abbracciate. Ok. Continua a salutare quello là. Adesso no, andiamo a sinistra stavolta. Che palle. Ci becchiamo un trattore in testa, non ci facciamo niente. Fantastico, ragazzi. Però ho detto, è un evento live, quindi potevamo prenderci effettivamente un colpo di cannone addosso. Non ci siamo fatti niente. Eccoci qua adesso, ragazzi. Bombe, le bombe sono tutte quante nel loro posto. Dobbiamo farle esplodere adesso, dobbiamo detonarle. Ok. Che succede ora? I don't know. Ok, ah, con gli zainetti sì, le facciamo esplodere le bombe, ok. Vai. Ah, perché qua gli zaini sono i sensori per attivare le bombe, giustamente. Ecco qua, ognuno di noi attiva una bomba, ragazzi. Boom. Che sta accadendo? Chiudono le porte così che gli zainetti non possono più segnalare le bombe. E qui, ragazzi, dal cubo, cioè dal lago, nasce il cubo. Come in Season 6 del capitolo 1 il cubo divenne il lago, questa volta invece è il lago che diventa il cubo. Giusto, il cubo. L'ultima volta distrusse quasi l'isola, fighissima Kevin. Adesso si ricrea, ragazzi. Che figo. Live per il suo ritorno, ragazzi, da pazzo. Ho creato il 3 adesso rende i nostri zainetti armi e spegne Kevin. La infame. Kevin è nero adesso. Ma non vi preoccupate. Tra poco diventerà... Non mi sparo l'evento. C'era un pesce secco. Fighissimo, guarda quanto è figo. Ok, ragazzi. Boom. Quasi là. Si è riaperta la finestra, quindi abbiamo attivato la bomba. Tra 2 minuti e 40 esplode. Hai fatto la tua parte. Io devo fare la mia adesso. Stiamo facendo una guerra che siamo molto in svantaggio. Non ti faremo tornare a casa. La dottoressa ci tradisce qua, ragazzi, ci lascia sull'isola. La infame. Mostra la sua vera natura. Di infame. Però c'è qualcuno che invece mostra la sua vera natura. Di fico. Di uomo sexy, anche se è un cubo. Guardate che lampeggia qua. Perché mettendo la mano sul Kevin possiamo rebuttarlo. Dare tutto il nostro amore. E renderlo di nuovo vivo sotto forma di Blevin, il cubo blu. Boom. Fico. Che avrà una parte molto importante nell'evento. Il prossimo evento, quello di fine season 8, sì. Che ficata, che ficata, che ficata. Si alza, si alza, si alza, si alza. Blevin, ragazzi, mi sto spaccando. Vi giuro. Sembra facile reagire a 2 ore di eventi. Però... non lo è così tanto. Non lo so perché sono stanco. 2 ore di eventi, tu dirai? Che cacchio ci vuole? Oh, mi ha stancato abbastanza, ma non l'abbiamo ancora finita, ragazzi. Il ragazzo si spamma, si ricorda di iscriversi al suo canale, ma vi ricordo quindi di iscrivervi al mio. Iscrivetevi a Kallari. Kallari, Kallari, Kallari. Kallari, Kallari, Kallari. Kallari, Kallari, Kallari. Kallari, Kallari. Mi ricordo nello scorso video dei trailer dissi tipo, mi sembra quando feci 2 ore di reazione ai trailer, dissi tipo palle 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 per 2 minuti, quindi palle 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 palle. Bellissimo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E guardate quanti Kevin, ragazzi. Scoprimo che Kevin non era solo uno, ma erano tanti. Era un intero esercito dentro la nascita dell'ultima realtà. La bomba della Sloan riesce nel suo intento, esplode tutto. Noi ovviamente veniamo sputati via da una navicella che è esplosa. Eccoci qui che stiamo cadendo, ragazzi. Boom. Stiamo cadendo sull'isola. Vediamo migliaia di Kevin. Pesce secco alla fighissima, ragazzi. Migliaia di Kevin che cadono. Wow. E boom. Cade anche Blevin, il vecchietto col collo cade. Ok ragazzi. Boom. Let's go! Si va. Eccoci qua, Forza Season 8 inizia e abbiamo già fatto, non mangiato nemmeno 3 secondi di leggere il messaggio. L'evento dei cubi ragazzi in Season 8 fu un evento molto veloce, come ricorderete. Semplicemente i cubi ogni tanto si accoppiavano, facevano il sussi trussi in game per creare dei piccoli cubicini e andare a conquistare l'isola. Il cubo che poteva fare il trussi trussi era solo il cubo giallo, perché il cubo regina ragazzi, un po' come le formiche, è solo la regina che può creare i cubi piccoli. Ecco qua ragazzi, c'è un pollo là che sta guardando l'evento interessato, come noi. Sta beccando del ferro, non so, magari c'è qualche pezzo di grano là sopra. Non spero che non sia così stupido da mangiarsi il fratello della micella. Ecco qua ragazzi che il cubo, boom, ha finito di fare il rally. Crea dei piccoli cubi ragazzi, dei piccoli Kevin. L'isola si moltiplica, cioè i cubi si moltiplicano per conquistare l'isola. Ecco qua ragazzi che spara dei fulmini. Dei fulmini piccoli, come nacque Kevin con il fulmine gigantesco ragazzi della Season 5 capitolo 1. Anche i cubi piccoli ragazzi nascono semplicemente grazie a dei fulminetti. Ci mette un bel po' di tempo a creare, a scolpire suo figlio con l'elettricità viola. Ma tra poco bam bam bam, dai, e nasci. Dai, nasci, nasci. Arriva piccolo cubo. Nascerà questo cubo? Chi lo sa ragazzi. Non ci ha messo niente così tanto tempo. Eccolo qua. Dai, sta per nascere? No. 3 ore ragazzi. Eccolo qua, finalmente. Ce l'abbiamo, boom. Il piccolo Kevin. Ecco anche gli altri piccoli Kevin ragazzi che appaiono. Tutto molto fico. C'è un giocatore là che sta facendo gli affari suoi in alto a sinistra. Molto bello. E aveva una famiglia al completo. Questo fu il primo delle nascite. Non ci mostra tutti quanti come ha fatto con i terremoti. Ed ecco qua adesso che il cubo giallo è arrivato al centro di lago, come fece Kevin nel capitolo 1. E adesso cosa farà il cubo giallo al centro? Cosa farà il cubo giallo? Dove stava il punto zero? Boom, la fine 2. Capitolo 2, Season 8 ragazzi. Un altro evento di fine che ci porterà al capitolo 3. Vediamo qua che Blevin ha creato una sorta di aura protettiva per salvarci. Il cubo blu che avevo detto che avrebbe fatto, avrebbe avuto un ruolo molto importante ragazzi nel prossimo evento, che è questo qua. La regina si scatena adesso. Boom. Boom. Blevin continua a rafforzare la sua barriera. La regina invece continua a rafforzare il suo potere. Noi potevamo sparare attraverso la barriera, questa cosa molto figa. Blevin è un figone. La regina è enorme adesso, proviamo a spararla, ma ovviamente come Galactus non abbiamo fatto niente, non facciamo niente nemmeno. La regina che apre il cielo. E guardate quante navicelle ci sono. Stavolta non è solo una, ne sono 1, 2, 3, 4. E c'è anche la navicella madre, quella là rotonda che vedete là dietro. Ecco tutti quanti i piccoli UFO che arrivano ragazzi, che bombardano la barriera di Blevin, che però è durissima e non si spacca ragazzi. Attenzione, attenzione, Blevin signori è un king. Continua ad aprirsi il portale e vedete là la navicella ragazzi, giganormica. Quella è la navicella principale. Facendo fuori quella si fa fuori tutto l'esercito della regina. Ecco qua che lei finisce di aprire il portale ragazzi, ci praticamente teletrasporta nella sua dimensione. Il cielo è praticamente aperto. Blevin continua a prendere danni, continua a subire colpi. Ma lui non gliene frega. Blevin è indistruttibile e invece si è distrutto, ragazzi. La barriera di Blevin non è durata molto, sfortunatamente. A regia ride, che cacchio te ridi? Che cacchio te ridi, regina? Che cacchio te ridi? Sta burina. Ok. La regina spacca tutto. Distruggeteli, miei figli. My children. Children of Uren. Quante... Ed eccoci qua, ragazzi, che iniziano a prendere anche i giganti. Anche questi mostri qua. I Cave Taker, mi sa che si chiamano. Oh, io non sono mai riuscito a spaccarli nella season 8. Si diceva che c'era un modo per poterli fare fuori, ma erano indistruttibili, devastanti. Ragazzi, ecco qua che gli UFO ci tolgono anche le armi. Rimaniamo fregati. Fregatini, fregatoni. Ecco qua. Blevin prova a fare tutto il possibile, ma ovviamente non può nulla. O forse può, ragazzi. Qualcuno di noi viene mandato all'isola dello spawn. Insomma, come vuoi dire. Fantastico. Maze. Ok. Blevin continua a lottare, ma noi invece veniamo distrutti. Blevin non può nulla, ragazzi, contro il potere devastante dell'ultima realtà. E dunque, ragazzi, viene distrutto. Povero Blevin. Ride la infame. Quanto mi dà fastidio che ride? Ma dove mi fa parlare la mano? Qua la dottoressa Sloan. La dottoressa Sloan teneva Jones sotto controllo mentale. La dottoressa Sloan prova a cancellare la memoria Jones così che posso tornare nell'ordine immaginario. Ma alla porta iniziano a prendere a pugni. Ed eccolo qua che Fondazione arriva. Che figata sto momento, ragazzi. Che figata sto momento. Boom, spacca. John si sveglia. Ti ho visto morire. I got over it. Boom. Fondazione chiude la porta. La infame di Sloan rimane bloccata. You promised me, Geno. Well, love you too, buddy. Ok. Le guardie della IO si preparano alla guerra. Fondazione, il signor Roccia sa già cosa fare, ragazzi. Ovviamente nessuno hitta Jones, bellissimo, l'ho visto tutti quanti. Non so perché quella pistola non l'abbiamo mai messa in game, ragazzi, è bellissima. Guardate qua quella là di... Che usa adesso Jones? Boom, spara portali. Veramente bella deve essere. È vero che viene, è giusto, ragazzi, viene droppato nel punto zero. Poi Fondazione inizia a collegare le cose. Ovviamente, ragazzi, il tasto che serve allora è quello grande e rosso. E adesso l'isola si inizia a girare. Boom, sopra l'isola, ragazzi, arrivano lo scienziato e il visitatore. Boom, fichi. Come non mai. Aprono il bunker che tanto ci eravamo chiesti a cosa servono sti piccoli bunker. Alla fine l'abbiamo scoperto, ragazzi. Erano i bunker dell'ordine immaginario. Salvano i looper, che saremo noi. E lo scienziato, boom, droppa una bomba. E inizia l'evento vero e proprio con l'ingame, ragazzi. Ok. Andiamo a seguire lo scienziato. Qua abbiamo tutte queste armi. Non me ne ero accorto la prima volta che ho giocato con questo evento. Ottimo cardio. Ci credo. Correre. Anche questo disegno qua non me ne ero accorto che c'era... Wow. Fico. Ok, quella era la maschera, non so di chi, non torneremo indietro ragazzi. Ce la terremo come segreto. E nocciole. Ok, qua ci iniziamo ragazzi a girare a 15 gradi. Lo scienziato sposta il bus, forte anche lui. Oh, una pausa per l'acqua, grazie. Andiamo da sta strada. E boom, si apre un'altra porta. Ecco qua l'inizio del capitolo 3 ragazzi. Boom. Figo sta evento ragazzi. Peccato che durò così poco perché poi alla fine ci fece vedere il giro completo dell'isola da lontano. Però comunque un ottimo evento. Dov'è la mia arma? Potrei averla fatta cadere al punto zero. No, perché lei mi continua a farti salvare. La superficie è persa, rotazione a 60 gradi. Manterrà, e invece, guardate un po' ragazzi, non manterrà per niente. Boom! E implode il vetro! Eccoci qua ragazzi. Questa cosa mi deve fastidiarmi, questo taglio qua che non ci fece andare nell'acqua. La tagliarono un po' corta ragazzi questa parte. Però l'evento fu epico. Eccoci qua da lontano ragazzi. Boom. E anche perché fu spoilerato questo evento. Questa clip girò su tutte le parti su TikTok e YouTube. Boom, però figata ragazzi. E anche perché la regina muore toccando l'acqua. Cioè che cacchio dai. Ma che davvero. Ecco lì che al centro ovviamente c'erano le basi della io. E invece dall'altro lato c'è il capitolo 3 ragazzi. E tutti quanti immaginavamo sarebbe durato un bel po'. E invece durò solo un anno. No. La regina crepa, la regina è morta. Boom. Ta-da! Si gira l'isola con la storia di Fondazione che narcisista. Ecco che arriva l'onda d'urto a noi, che poi rimarremmo galleggiando per una giornata intera fino a quando non parte il capitolo 3 season 1. Ma noi ovviamente venendo dal futuro, appena arriverà quest'isola, ci taglieremo delle tende al prossimo evento. Che sarà? Che sarà? Quale sarà il prossimo evento ragazzi? Andiamo a scoprirlo. Oh. E invece no, ci mostra la scena dove siamo noi in acqua. Ok, eccoci qua ragazzi. Ci trasportiamo da qua direttamente spiaggiati. Boom, inizio capitolo 3 ragazzi. Bello inizio questo qua ragazzi. Si parte spiaggiati, l'intera storia del capitolo 3. Dai, parti. Ti alzi con un bel push. E ci siamo sulla nostra nuova casa. Molto strano fatto con la skin di Paradigma comunque ragazzi. È vero che questa Paradigma poi alla fine fu cestinata per fare la nuova Paradigma, che vedremo tra poco sicuramente ragazzi. Camminiamo molto velocemente. C'è qua Ronin, come cacchio si chiamava lui. C'era quest'altra skin qua ragazzi. Sta pelle rossa, anche se è più rosa che rosso. La skin dei piedi sporchi, quella la seduta a destra ragazzi, perché ci sia piedi sporchi. La skin indiana, che sembra Symmetra di Overwatch. La skin del Bubblegum, che sembra l'ultimo di Overwatch tra l'altro. Non si siede, ok, si fa un giretto del posto. Si siede là invece, ovviamente a fianco a Symmetra. Posto giusto. Parliamo di cose. But until we set the zero point free, we'll be facing threats like the last reality. And worse. È peggio. Non ci sarà scambio. Devono distruggere l'immortale immaginario, giusto? Tutto è in pericolo. E lasciare il loop una volta per tutte. Fico, fico, fico. Boom. E si parte col capitolo 3. Qua ci mostra un pochino tutto quanto l'isola, che conosciamo benissimo, ragazzi. A meno che tu non abbia iniziato a giocare nel capitolo 4. Si vede qua ancora sti mistakes foschi fumaioli del capitolo 2. E boom. Si parte col prossimo evento, ovvero... ovviamente il collide. No, questo qua ci mostra... ok, ci mostra il collider proprio che spara, ragazzi, perché prima dell'evento vero e proprio il collider sparava qualche razzo ogni tanto nel cielo durante le partite. Boing. Boing. Spinged. Ma eccoci qua, ragazzi, direttamente nell'evento collisione. Qui c'è Origine che ci parla. Siamo sulla luna di ghiaccio, dove, come sappiamo, il mech è arrivato dopo l'evento della season 9 del capitolo 1. Ci sta dando colto delle istruzioni del cacchio. Sì, sì, tanto a guidare il mech sarà Paradigma. Noi faremo le braccia, noi spareremo. Perfetto. Il ponte è tuo. Team delle armi. Goda. Perfetto, dobbiamo distruggere il collider. Questo è Jones. Ah, grande Jones. Mi chiamano la leggenda. E boom, si va. Ok, Paradigma si mette ai posti di pilotaggio. E noi alle armi. Ci lasciano prima guardare un pochino lo spettacolo della luna di ghiaccio, ragazzi. Paradigma muove tutto. Noi ci ficchiamo. Mac 2.0. Boom. 1, 2, 3, 4. Che fichi. Tipo Power Ranger. Carichiamo le armi. 3, 2, 1. Boom. E si va verso l'isola. Eccola là, ragazzi, la nostra fichissima isola. Andiamo, ovviamente qua dobbiamo spaccare i meteoriti. Come sempre, essendo un evento live, ragazzi, potevamo benissimo perderci tutti quanti i meteoriti in testa. Non è servito niente sparare qua, però è comunque figo. C'erano anche vari tipi di armi, una cosa interessante. Vedete, c'era quest'arma qua che sparava un solo colpo potente, invece c'era l'arma mitragliatrice. Usavo la mitragliatrice sempre meglio in questi eventi, perché tutto quanto è praticamente one hit, quindi... Oh, spara, 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 spara. Ecco qua, ragazzi, che passò questo cosone avanti. Shum. Uff. Questa parte veramente... Per esempio, dovevano fare così anche l'evento di fine capitolo 2, con tutte le parti giocate. Perché questa parte è stata molto divertente, questa dei meteoriti, la prima volta. Adesso invece noi atterriamo, ragazzi. Boom. E ci sarà un piccolo segreto appena atterriamo. Vediamo se si riesce a notare da qua, senza fermare il video. Ok, stiamo arrivando. Boom. Vediamo che entriamo nell'atmosfera dell'isola. E boom, atterriamo. Qua c'è l'atterraggio. E qui si dovrebbe vedere proprio qua, ragazzi, un attimo. Eccolo qua, il camion di bananita, ragazzi, che è partito insieme a noi. Boom, noi con le armi ovviamente andiamo a pulire il passaggio qua, ragazzi. Boom. Come vedete ragazzi, nel 13 la cosa più bella, è stato molto soddisfacente spaccare tutti questi carri armati, sinceramente. Boom, distruggere queste barriere indistruttibili all'apparenza con il nostro mech gigantesco. Sarebbe stato fighissimo anche magari avere nell'evento della season 9 la visuale. No, è stato più bello vederlo da lontano, l'evento contro il mostro. Però anche pilotarlo sarebbe stato figo, secondo me. Ecco che arriva il razzo qua che ci distrugge. Sembra tutto finito. La Sloan infame ce l'ha fatta. Beh, invece no, noi ci abbiamo il cuore, ragazzi, qua al centro. Mesciamo tutto quanto e boom! Spariamo un razzone anche noi. Boom, all'Iron Man. E sfondiamo la trivella che ha fatto il fumo a forma di cuore. No, ho finito l'acqua. Mamma mia, mi sono figato 680 ml di acqua per fare una reaction agli eventi. Figata, 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 figata. Ora continuo a usare l'arma a colpo singolo, mi dà quanto fastidio. Bravo, sono la creatrice. E invece no, continuo a usare l'arma a colpo singolo. La stata per mezzo secondo ho detto no, è troppo forte, troppo bella. Come possiamo dire qua ragazzi, i razzi continuano a colpirci, chi se ne frega. È un evento live, quindi o ci prendiamo 0 razzi o ce ne prendiamo 100. Alla fine andava sempre così, ovvero Paradigma viene distrutta. Ecco qua. Troppi razzi ci colpiscono, troppi. Paradigma viene sfondata. Prendiamo il braccio, ragazzi. Che tutto quando io qua pensavo che avrebbe preso poi il braccio nell'acqua che ci stava nel capitolo 3. Quello del vecchio mostro sarebbe stata una cosa molto figa. Beh, siamo a terra. Tutti i sistemi danneggiati. Certo, certo. I bruti. È arrivata l'ora, ragazzi. Guardatelo qua. Che sgommata. Bananita. Boom, ci prendiamo lo sluppone che non si sa come riesce a curare 100 di vita e 100 di scudo ai giocatori normali, a una persona normale. E invece riesce a curare un robot intero. Assurdo. Vedete, andiamo a meshare qua, ragazzi. Il robot riottiene la forza originale. Tira il coso dello slurp addosso a un dirigibile. Assolutamente pazzo, ragazzi. Di pili, ha fatto un claccione enorme. Ecco qua, che si va a contrastare i bruti. Che fra l'altro è bello come l'ordine immaginario che utilizza i bruti che ha creato lo scienziato. Ovviamente noi puliamo un attimino qua la zona, però il nostro vero obiettivo è ovviamente, ragazzi, il collider. Dai, Paradigma, per fare il collider. Vai a sfondarlo. Boom. Boom. Il collider è esposto adesso. Si va, ragazzi, si caccia lo spadone. Lo spadone di energia questa volta. Boom. Escitaglia. Tutti i dirigibili. Ficata, ragazzi. Noi ci concentriamo sulle terre, sulle forze di terra, ragazzi. Lei invece spacca con la spada i dirigibili. Boom, tutte le forze eliminate, ragazzi. Questo è il nostro momento. Qua perde un po' di troppo di tempo, ragazzi, a mesciare la spada. Boom. 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 Carica la spada e invece cadiamo, ragazzi. Maledizione. Tutto sembra perso. Ok, siamo critici, siamo critici, siamo critici. Boom, Jones si salva. Boom. Ti vedo, Jones. Dobbiamo andare. Vai. Il robot si spaccava un'altra volta. Questa volta del tutto. Oh, ma fuoco! Lo scar è tornato qua. Spara, 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 spara. Sistema al 45%. What? Allora vediamo, ragazzi, si sono visti Gun, c'è Geno e è come si chiama, immagine che entra nel punto zero. C'è zero. Che cacchio era che entrava? Non era... Dentro il burgo. Muoviamoci. Sì, è Geno qua che si butta nel punto zero, mi ricordo. Per un attimo, perché Gunner qua perché la mostra nel gioco per non esplorare il Geno, però in realtà è Geno. Boom, andiamo. Adesso mostrerà Star Wars. Non stiamo troppo vicini, altrimenti andremo nel mondo di Star Wars. 60% Paradigma. Namo. Sfonda l'ordine immaginario. Godo. Non sai mai quando quittare, giusto? Devo finire quello che ho iniziato, ma state zitta, Sloan, credo. Jones, prendi un po' di tempo. Non sparare. Non devi farlo. Qualche ultima parola, primo errore da cattivo, mai dire una cosa del genere. Boom, schiacciata. Tutti quanti pensavano fosse crepata, ma in realtà si è ficcata nel punto zero ed è stata trasportata sulla giungla. Il robot si è salvato, un po' ammaccato però. E adesso eccoci qua ragazzi, che Jones è Fondazione. Vanno da Geno. Boom. Namo. Vanno a picchiare Geno, che poi lo vedremo nei fumetti, gran peccato non è in gioco. Non abbiamo molto tempo. Adesso dobbiamo spaccare i cristalli che avrò fatto esplodere il punto zero. Boom, uno via. Dai, spara il cristallo. Due via. Tre via. E... perché spara il punto zero? Quattro via. Boom. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Il collider si sfonda. Il robottone ci salva. E ragazzi, adesso vediamo Fondazione e Jones che vanno a picchiare Geno. E ovviamente prima di andare a picchiarli, boom, pugnetto. Boom, brofist. To be continued. E adesso mi sa che dovrebbe esserci proprio lui. Perché mostra il trailer della... E infatti eccoci qua ragazzi, nell'evento di fine capitolo 3. Ok, perfetto. Andiamo, si va. Ecco il classico torna, ragazzi. Questo evento fece proprio schifo ragazzi. C'è questa parte che era la parte bella. Mi fa il trailer. Doveva essere in game sta roba. Doveva essere in game, non doveva essere un trailer. Gran peccato. Perché il capitolo 4 è bello, ma questo evento, ragazzi, secondo me fece perdere un po' di giocatori a Fortnite. Cioè, ci sono ancora un sacco di giocatori su Fortnite, però questo evento fu veramente deludente. Perché mi aspettavo che da sto trailer, vedete qua che tra poco cosa succede. Vedi, spari il razzo, lei te lo para, te lo croma. Oh mio Dio! Ne arrivano 150.000 altri. Lei esplode. E io mi aspettavo che qua iniziasse l'evento in game, dove lei magari appunto ritorna. Guardate qua, che sappiamo tutti quanti che ritorna. In versione gigantesca fai partire l'evento in game. E invece no ragazzi. E invece no, decidono di fare questa parte come trailer. Boom, eccola qua, boom, distrutti tutti. Tutti cromizzati. Non abbiamo ancora capito che fine facciano a chi viene cromizzato ragazzi. Se vanno da qualche parte o se crepino direttamente. I 7 devono tornare veramente. Questi eventi del capitolo 4 devono dire roba, ragazzi. Non possiamo aver fermato la storyline così. E boom. L'araldo si cromizza. Cromizza tutta l'isola. Del capitolo 3 al capitolo 2. E la fa esplodere. Quella mi sembra l'amicizia dell'ultima realtà. Quell'altro pianeta là in alto a destra. Non lo so. Vero che l'ho finita l'acqua. Ecco che siamo dispersi nello spazio adesso, ragazzi, fluttuando in questo posto buio e tenebroso, pieno di meteoriti. E si va. Boom. Si fluttua. Ci si muove. Ecco il punto zero che si illumina un'altra volta, perché la speranza non è ovviamente finita. Status report. Dai, fai lo status report. Eccola qua, Amy. Tutto offline. Il punto zero inizia a prendere qualche detrito, ragazzi, rimasto dall'isola del capitolo 3. Per creare poi l'isoletta nella quale faremo il minigioco. Siamo lontani da casa. Casa non c'è più, dice questa qua. Paradigma. Ecco qua, ragazzi, che inizia a aggrappare i pezzi. Adesso aggrappa pure noi, se non mi sbaglio, proprio adesso. Sì, eccoci qua. E ci porta verso di lui il punto zero. Boom. Col suo tentacolone ci attrae. Il Thor Burger! E boom, eccoci qua, ragazzi. Nell'isoletta dell'evento della fine capitolo 3. Ovviamente sono senza acqua, non finiremo di vedere tutte le mini... Ovviamente, ragazzi, non vedremo tutti i minigiochi perché sono noiosi, pallosi e incredibilmente lenti. Io sono senza acqua, quindi eccoci qua, ragazzi, direttamente col punto zero che carica. Mene il suo tentacolo verso tanti altri posti per ricreare poi l'isola del capitolo 4. Ecco qua la testona dell'orso. Boom, schermo bianco. Ci siamo su questo mondo ghiacciato che dovrebbe essere la casa di Paradigma. Vediamo delle case là. Ho fatto tutto quello che posso. È il tuo combattimento adesso. Chissà che fine ha fatto Paradigma. Il tentacolone prende Paradigma, la tira a sé. Boom. E avvia la Zero Fusion. Possiamo vedere tutte le novità del capitolo 4 qua, ragazzi. Tutte le skin. My Hero Academia. No, ma si vedeva. Guardate qua, ragazzi. Un attimo. Si vede già il tempio della giungla qua, ragazzi. Che figata, che poi andrà sotto. Boom. La cittadella. Il faro. Gianni Santecucumpo. Hulk. Mr. Beast. C'è cocchia niente. E l'isola si ricrea, ragazzi. Questo è finalmente l'evento finale del capitolo 3 e quello iniziale del capitolo 4. Come sappiamo è l'ultimo evento al momento di Fortnite, ma ce ne saranno altri 2 in questo capitolo 4 e poi chissà quanti altri nel capitolo 5. Quindi, ti aspetto sul canale per scoprire tutte le novità a tema Fortnite. Iscriviti, ciao! Ti ricordo il canale Reacts!